con Alessandro Zanieri, il primo incontro è stato nel periodo terribile che abbiamo vissuto del lockdown, quando con un'operazione culturale di grande spessore, di grande significato, lui suonava nei teatri completamente chiusi. Alessandro ha portato a Vittorio Veneto non soltanto la sua musica, ma anche la sua arte. Tra l'altro in una rappresentazione estetica di grandissimo livello. Per rendervi conto di questo livello, andate a visitare la mostra a Villa Croce. Il progetto che vedete qui sul palco è nato da un'idea che ha trovato la prima espressione alla Biennale di Venezia di quest'anno, al Padiglione Italia, con un evento ufficiale in cui è stato presentato un oggetto molto suggestivo che è in mostra proprio presso Villa Croce, alla mostra di cui parlava poco fa l'assessore. Vi invito ad andarlo a vedere, perché quell'oggetto, una specie di antenna, è in realtà in collegamento tecnologico con un'antenna gemella che è stata spedita a Auckland, in Nuova Zelanda. E questo fatto che siano collegate rappresenta proprio il concetto base che sta dietro tutto il progetto di Alessandro, che è quello di come le nostre azioni si possono riverberare, avere conseguenze fino agli antipodi, ormai oggi col mondo interconnesso in maniera molto veloce. Quindi quello che vi invito a fare stasera è veramente ascoltate con grande attenzione i testi. Alessandro scrive in modo mirabile, sono tutti molto interessanti e vi aiuteranno a riflettere, e ha un forte contenuto educativo. Sono contento di essere gallerista di Alessandro proprio perché, come diceva l'assessore Antonella, è un artista a tutto tondo, a 360 gradi. E quindi è raro oggi vedere che un intellettuale come lui possa avere una sensibilità così estesa a tutti i livelli. Vi ringrazio e buona serata a tutti, godetevi il concerto. Sì. Entrando sono la terra e sono un sasso. Tutto su di me si sposta da un continente all'altro. Animali, piante, uomini, spore. Da quando c'è vita, attraverso l'aria, attraverso il mare, attraverso gli iperoggetti. Un iperoggetto si manifesta ovunque, non solo nello spazio, non solo nel momento in cui accade, ma nel tempo passato, presente, e futuro che lo comprende. Non lo percepisci facilmente, lo si avverte solo nei singoli fenomeni locali che lo compongono, ma è ovunque una colonia di fenomeni, un organismo spazio-temporale di eventi, una rete. La rete dei vegetali che comunicano tra loro nel mondo attraverso radici, semi, spore. La rete web, immensa, che corre con i suoi cavi attraverso i fondali dell'oceano, la rete energetica internazionale, degli oleodotti e della corrente, la rete economica, dal colonialismo al mercato globale, a Wall Street ai Bitcoin, la rete di incendi, di scioglimenti dei ghiacci, il suo riscaldamento globale, la rete dei contagi che diviene pandemia, la rete delle ronde stradali, aeronavali, la rete satellitare che intreccia di fili invisibili l'aria e i vostri telefoni. Sono iperoggetti, un'immensa pioggia di mille tentacoli collegati fra loro, in cui ogni evento si ripercuote su tutto il sistema, e voi siete immersi in questo mare. Voi siete isole, unite da onde che arrivano da lontano, che vi collegano in un gomitolo inestricabile, simile a quell'intreccio chiamato in fisica quantistica entanglement, in cui causa ed effetto divengono immediate, da un punto all'altro dell'intero sistema. Questo è un viaggio per mare, attorno al mondo, attorno a me, alla radice dell'iperconnessione, dell'entanglement umano.
provincia di Ragnano. L'unica cosa che li accomuna è la difesa del fortino di paglia su cui si sono isolati, per difendersi dalla tempesta che essi stessi hanno creato e innescato per sempre girando il mondo del mondo. Ma la tempesta è anche aria dell'ombra. Il cielo è un cielo, sta là che ha nascente. Qualsiasi essere è l'alito di mare. L'aria di Vienna, l'aria di Londra, l'aria che muove i mulini d'Olanda. È un'onda. Tira un'aria strana da Mosca, Budapest, ad ovest di Lisbona. E l'esperanto che ti avevano dipinto era una lingua che in bocca ci avevano spinto. Ma dalla Svizzera guardavi con prudenza, la diffidenza fa star bene dove stai, e con le unghie di salvadanai siamo come gli europei, non ci capiremo mai, come gli europei chiusi tra di noi. Ora non direi che eravamo viaggiatori e marinai, noi nel vento. L'aria di Vienna come l'aria di Londra, l'aria che muove i mulini d'Olanda, soffia da Tripoli e da Costantinopoli, mescolando da secoli cromosomi di popoli. L'aria che nutre viene dal mondo, ma la veleni in un solo secondo. Usa la testa, frena l'istinto, il minotauro nel tuo labirinto. Seguivo te, metropoli nauta, tra le musiche balcaniche del nordico design, e si scopava tra un Erasmus ed un Interrail. Ora è tardi, non ho tempo, mandami un'email. Siamo come gli europei e non ci ameremo mai, come gli europei chiusi tra di noi sotto questo vento con la polvere negli occhi, fermi come torri nella guerra degli scacchi. Ora non diresti che eravamo viaggiatori e marinai, noi un tempo. L'aria di Vienna come l'aria di Londra, l'aria che spinge le nubi d'Irlanda, soffia da Tripoli e da Costantinopoli, mescolando da secoli cromosomi di popoli. L'aria è un immenso iperoggetto dove chi causa paga l'effetto, frena la bestia, frena l'istinto, il minotauro.
grazie. Noi siamo l'8Dix Ensemble, grazie, e vi porteremo in giro per il mondo con una serie di riflessioni fatte per canzoni dedicate ai continenti e per riflessioni sonore dedicate alle zone polari e agli oceani, alcuni oceani insomma i più importanti, per ragionare un po' su quello che è stata tutta la nascita dell'iperconnessione globale nella quale siamo immersi. Appunto la storia dell'umanità, della storia della navigazione, del colonialismo, insomma sono tutta una serie di input e di cose che è giusto ricordarsi per capire perché siamo arrivati a questo collegamento serrato tra reti web, satellitari, eccetera, eccetera, economia, pandemie, insomma siamo un unico grande organismo che va curato nei gangli essenziali, ma anche tenendo conto dell'intero sistema, oramai non ci si può più fare i fatti propri. Ecco. Il passo successivo, adesso abbiamo ironicamente iniziato il viaggio dall'Europa causa di molti di questi problemi nella storia, e adesso ci spostiamo verso la Mesopotamia via terra, facciamo tutta l'Asia, dopodiché ci imbarcheremo per mare, che è il vero protagonista di questo progetto, il mare che non divide ma unisce, perché fa da collante, perché è una sorta di elemento come nella fisica quantistica che scambia correlazioni di dati, onde di informazioni. Andiamo nel Medio Oriente, in quella che è la zona della Mesopotamia, che è il titolo del brano che eseguiremo adesso, e per ricordarci un po' quello che la cultura araba, la cultura di Baghdad soprattutto ha riportato agli occidentali nel corso dei secoli, quando noi eravamo nel nostro Medioevo, c'era un rinascimento di là, e se abbiamo ancora tutti i testi classici dei greci, e grazie a loro e alle traduzioni che hanno fatto loro, quindi ci sono una serie di dati, di scambi di dati, di salvaguardia dei dati dell'umanità che hanno cominciato a girare, che sono nati proprio da quella terra e poi si sono evoluti. Secondo step del viaggio, Mesopotamia. Tra i barbari, dopo aver visto cadere l'impero, hai creduto nell'astronomia, mi hai ridato la filosofia, e una bussola per navigare quando perdevo la rotta. Va bene il sangue divisa da un mare di lingue, nelle stesse regioni le tre religioni, 40 ladroni e gli americani sui troni, guerra, e c'è sempre una scusa per fare la guerra con te, che sei parte di me. Mesopotamia, sepolta dalle mille civiltà, da Babilonia all'Orient d'Arabia, ognuna che racconta la sua verità. Yeah.
faro della grande Alessandria d'Egitto, hai salvato, studiato, trascritto tutta la Grecia che avevo distrutto, e con lungimiranza accoglievi la scienza sotto il cielo di Baghdad, che ora risplende di luci, di bombe, di riconoscenza, violenza, guerra. E c'è sempre una scusa per fare la guerra con te, è più forte di me. Mesopotamia, la terra dove un giorno scaverà l'alieno per capire l'umanità. Deserto resterà, ma l'araba fenice non risorgerà. Ok, ci avviciniamo adesso verso l'estremo oriente, tutta quell'area che sta cominciando a contaminare e a inglobare la nostra economia e tutta una serie di altre cose, che va dalla Corea al Giappone, già da un bel po', alla Cina. E ci piace ricordare invece la Mongolia con Genghis Khan, che è stato uno dei primi grandi condottieri che hanno unificato grandissime parti, fette geografiche dell'Asia, fino ad arrivare quasi all'Europa. La storia di Genghis Khan è forse uno dei più grandi connettori, inconsapevoli, anche perché distruggeva oltre che connettere, era uno dei più grandi connettori culturali, inconsapevole della storia. Questa è Genghis Khan. Gli occidentali hanno curiosamente limitato la storia del mondo, raggruppando il poco che sapevano sull'espansione della razza umana intorno ai popoli di Israele, Grecia e Roma. Così facendo, hanno ignorato tutti quei viaggiatori ed esploratori che a bordo di navi hanno solcato i mari della Cina, l'Oceano Indiano, l'Oceano Pacifico e i mari artici, e che in carovane hanno attraversato le immense distese dell'Asia. A coloro che hanno scritto del loro piccolo mondo è rimasta la convinzione di scrivere la storia e la geografia del mondo intero. Henri Corbière. Ho visto il mondo dalle torri di Shanghai, ho visto cose che non crederesti mai. Estremo Oriente, dove la gente brucia la plastica, dell'Occidente che
pensi di destra, ecologista, come Zen è, navigatori alla conquista, quanti nuovi Gengis Khan. Testa tra lo yin e lo yang, tra lo yin e gli uomini. Ma siamo tutti monaci dai nobili propositi che accettano lo zen dalle limousine. Ho visto il mondo che non crederesti mai, in una sola notte sorgere città, spingendo fino in fondo la velocità, finché tutto finirà. Sincronizzato ed ubbidiente, formiche rosse, luoghi comuni dell'Occidente, quando un solo Superman ha fermato i carri in piazza piena. Tanti di Seoul vestiti very very cool che guardano Pyongyang e bevono champagne. Ho visto il mondo dalle torri di Shanghai, da un orizzonte che non capiremo mai. Se guardi il mondo dalla parte di Shanghai, vedresti sogni di grandezza che ti fai come piccoli bonsai. Grazie. Grazie. Adesso finalmente ci imbarchiamo per mare nel Pacifico, ma lo faremo come hanno fatto i cinesi prima di Cristoforo Colombo, scoprendo una serie di zone, di continenti che almeno si dice, perché poi è una cosa molto contesa, che prima di noi, prima di noi occidentali, perché abbiamo appunto questa visione eurocentrica che fa sì che la storia, a quanto pare sembra che l'abbiamo scritta tutta noi, invece in realtà in Cina scoprivano tutto il Pacifico, la zona del Pacifico, si muovevano nell'Asia, nell'Africa, arrivavano forse addirittura fino alla California, pensate un po', si dice. Questa è la storia di Zheng He, il più grande navigatore di tutti i tempi, cinese. Zheng He fu un personaggio cinese molto importante, grazie al quale nel XV secolo la Cina riuscì ad estendere notevolmente le sue zone di influenza marittima. Venne nominato ammiraglio dall'imperatore Yongle,
e messo al comando di 7 grandi spedizioni navali che ebbero luogo dal 1405 al 1433. Il paese instaurò nuovi contatti e rapporti amichevoli con più di 30 paesi del sud-est asiatico, del Golfo Persico e dell'Africa nord-orientale. Tra le imbarcazioni, le indiscusse protagoniste erano 62 gigantesche navi del tesoro, chiamate così perché trasportavano tutti i doni da offrire alle monete dei vari paesi, come le famose porcellane. Esse contavano 8-9 alberi ciascuna, erano lunghe circa 140 metri e larghe 50. Le navi erano arredate incisivamente e trasportavano passeggeri di più certi come astronomi, meteorologi, medici, e indispensabili traduttori e interpreti. Vi erano poi le navi da guerra, con 24 cannoni ciascuna, che funzionavano mai necessari per il piano. Seguivano navi minori, navi da rifornimento, e infine navi ciascuna. Pacifico c'è il nuovo continente dell'incontro.
continenza dilagante. Tutti giù nel gorgo, dietro la corrente, dentro la discarica del Fate. Pacific Trash Vortex, Pacific Trash Vortex. È il luogo ai limiti del mondo dove scarica la parte bassa della gente. L'isola dell'odio, delle verità distorte, dei veleni che mi inquinano la mente. Scalda i toni, alza il ritmo, eccitando l'algoritmo, regalandogli un conflitto, anche l'animo più pacifico e scientifico. Alza il ritmo, eccitando l'algoritmo. Pacific Trash Vortex, Pacific Trash Vortex. C'è uno stato vergine di rabbia galleggiante, infiniti gigabyte libero da copyright. E allora ingozzalo di quello che ti va, di paure e di nemici della libertà, fino a quando il fegato non gli scoppierà, regalando ai nobili chili di foie gras. Scalda il clima, alza il ritmo, eccitando l'algoritmo. E Fukushima scalda il suo nucleo, invadendo l'intero Pacifico. Surriscaldalo, alza il ritmo, eccitando l'algoritmo. Continente anche quello, quello delle microplastiche, andava geograficamente segnalato. Ok, adesso facciamo una piccola parentesi dedicata a quello che è una delle fonti di ispirazione dello spirito un po' fanciullesco con il quale ho composto questo album e questo progetto musicale, ovvero quello degli Atlanti, dei vecchi Atlanti che si aprivano da ragazzini, lo stupore per le zone remote del mondo e per le cose ignote, misteriose. Insomma, questa è una cosa che manca un po' oggi, perché tutto è mappato, tutto stiamo già addirittura facendo le mappe lunari di Marte, Google, cioè già Google che si occupa della mappatura di Marte, insomma, quindi il mondo viene sostanzialmente quasi a noia, però fino a un po' di tempo fa gente come Jules Verne ci faceva una carriera su questo tipo di elucubrazioni e di fantasie. E quindi secondo noi, visto che stiamo viaggiando soprattutto e quasi soprattutto per mare, la figura di Jules Verne è una figura retrofuturista di una fantascienza romantica fine 800, insomma, che ci stava molto a cuore. Insomma, abbiamo deciso di dedicare una canzone a Jules Verne.
Dall'utente che grida di più, dalle folle in catalessi, dalle nuove apocalissi, dalle decapitazioni in diretta TV. Saluto i nuovi adolescenti stesi sul divano e faccio in fretta i miei bagagli con un libro in mano, cercando isole remote inaccessibili, molto a largo delle Hawaii, scollegato dal wifi. E vado via da questo mare dei sargassi, dalle secche dei depressi, dai destini compromessi, tra le tempeste come un vecchio barracuda che si tuffa nuovamente nel triangolo delle Bermuda, come il Nautilus fino all'inferno, dalla terra alla luna e ritorno, scandagliando fondali remoti, scollegato dal mondo. Schubert, fammi vedere ancora sotto l'iceberg. Schubert, giù nell'abisso, dentro la profondità. Ora che tutti cacciano le streghe e vivo sotto 20.000 leghe, qui la pressione sale, sale, capitano Nemo, guardi, uomo in mare. Questo vecchio sommergibile di imprese memorabili e di sogni inossidabili, e riprendi di nuovo coscienza che l'infanzia rimane l'essenza, consumata correndo nei campi con innata violenza. Negli occhi della luna dimenticata.
Grazie. Grazie. Antonio Massari alla chitarra, cominciamo a presentarli un po' in ordine sparso, così siamo in tanti questa sera. Ok, adesso facciamo un brano preso da un paio di album precedenti, si intitolava Chimera ed era dedicato alle utopie fallite del XX secolo, ma in realtà c'erano già dei germi, delle tensioni che stanno per nascere, che stavano per nascere, che sono nate oggettivamente in questi anni. Si intitola Apocalisse ed è... forse un po' un sentore che avevo quando l'ho scritto sul fatto che in realtà le teorie di questi grandi apocalittici complotti erano già nell'aria. C'era già un sacco di gente spaventata che cominciava le forche, i forconi, vi ricordate questi periodi? Ecco, pensando a quella cosa lì mi era nata questa canzone che si intitola Apocalisse. Accadde in un momento, il sole si era spento sul grande formicaio di vite in movimento. Vedeste lo stupore, le forche nei musei e i libri che bruciavano al 451 Fahrenheit. Del tutto irrazionale, con trombe da giudizio universale. La gente senza colpe, che non ne vuole mai, bramava la catastrofe per azzerare il conto con gli dèi. Non esiste l'apocalisse, dopo l'eclisse, non esiste l'apocalisse, ma una morte senza fretta, uno contro l'altro, alla baionetta, tutti contro tutti. Ma il settimo sigillo il cielo s'oscurò e tutti festeggiarono l'annuncio dello stato di default. Non esiste l'apocalisse, dopo l'eclisse non esiste l'apocalisse, e non basta l'anticristo.
per giustificare che era tutto già previsto dentro l'ennesima profezia. Domani tutto finisse. Grazie. Ok, ci stava questa breve parentesi apocalittica, visto che stiamo girando il mondo alla ricerca del perché. Il viaggio continua dal Pacifico verso le Americhe, quindi attraverseremo lo Stretto di Panama e poi andremo verso l'Atlantico. Ma prima una riflessione sul Nord e il Sud America, con questa canzone che si intitola Columbus Day. La chiamata alle armi significa che dei bianchi di pelle mandano dei neri di pelle a fare la guerra contro dei gialli di pelle, per difendere la terra che hanno rubato dei rossi di pelle. Graffito in Vietnam, ai tempi della guerra con gli USA, 1970. Benvenuti in America. Su tre caravelle attirati dall'impunità, eravamo l'Europa ribelle, criminali in libertà, che stuprarono per godimento le sue isole vergini e poi le rubarono l'oro e l'argento e ci chiamano eroi. Costa a costa sterminando pelle rossa e coltivando semi di vendetta e di riscossa. Se la storia diventa violenza, la pistola una saggia prudenza, la rivalsa la sola speranza, la scalata sociale l'urgenza. Non potrai giudicare l'America, la sua vita frenetico isterica, puritana di falsa retorica, di chi lucida l'auto le mazze da gol è una Colt la domenica. Columbus Day, odio l'America e sogno di lei. Columbus Day, dove si specchiano nudi gli europei e i preti sparano come John Wayne. Columbus Day. Scalancavano le porte ai narcos.
narcotrafficanti che oggi pregano santa muerte. Scaramantico è il Sud America, come il Cristo di Rio e la sua teleferica che perdona l'America, dove avemmo il coraggio di fare del nostro grandissimo peggio. Columbus Day, odi l'America e preghi per lei. Columbus Day, per non ammettere che sei come lei. Dove si corrono tutti i rodelli, Columbus Day. Columbus Day, odio l'America e sogno di lei. Columbus Day, là dove gli ultimi sfidano gli dèi. Come Sinatra che grida my way, Columbus Day, oh. Abbiamo sistemato anche l'America. Grazie. Giovanni Landolina alla chitarra. Grazie. Ma dopo questo viaggio attraverso la connessione, la storia delle colonizzazioni, cominciamo a ragionare anche sull'aspetto opposto, cioè quello del bisogno di disconnessione che avremmo. Una cosa che mi ha sempre affascinato è quella della figura dell'isola remota. È una delle cose bellissime degli Atlanti. Si scoprivano queste isolette in mezzo al nulla che avevano una bandierina che aveva una sua nazione olandese, inglese, francese. Sono andati a rompere le palle a tutto il mondo. Insomma, quindi arrivavano anche negli scogli, piantavano la loro bandierina e poi se ne andavano. E quindi le mappavano. E quindi vedere queste isole strane, sperdute, per me è stata sempre una cosa molto affascinante. Ho ripescato questa affascinazione quando ho scritto questo disco. Adesso ci imbarchiamo nell'Atlantico e via via andremo a raggiungere quella che è l'isola remota per eccellenza, che si chiama Tristan da Cunha, che è una comunità che vive nel sud dell'Atlantico, nel sud dell'Atlantico tra il Brasile e il Sudafrica, ed è la comunità più remota al mondo. Batte bandiera inglese, ci sono 300 persone, vivono di baratto sostanzialmente, c'è una microeconomia, però per raggiungerla via nave ci vogliono 12 giorni di cargo, quindi i turisti sono degli eventi storici e devono addirittura proporsi e venire valutati dal comitato locale. Figuriamoci col Covid adesso. Volevamo andare noi a fare un concerto lì, ma con il Covid hanno detto no grazie, non vogliamo rogne. Ecco. Quindi un viaggio verso l'Atlantico che arriverà attraverso le isole sperdute fino a Tristan da Cunha, prima di proseguire ancora. C'è un nuovo rischio per il nostro modo di vivere, che è la vulnerabilità dei cavi che attraversano i fondali marini. Potete immaginare uno scenario in cui questi cavi vengono tagliati, interrotti. Il che avrebbe immediatamente e potenzialmente conseguenze catastrofiche sulla nostra economia. Nella guerra ibrida è possibile modificare l'economia anche senza metterla in ginocchio, tagliando solo alcuni cavi fibrati. Se sei disconnesso, torna ad essere in isola. Quando prima della partenza chiesero cosa ci fosse di interessante laggiù, io
ancora inesplorata, gran parte dell'isola di Pietra prima, rappresentava un'inaccettabile offesa per l'ambizione di lasciare delle tracce entro sui nostri. Tre spedizioni riuscirono a sconfiggere l'isola, che è quasi completamente ghiacciata. Vi si approdò solo nel 1929, 108 anni dopo la sua scoperta, e fino agli anni 90, inoltrata, erano sbarcate più persone sulla Luna che in quest'isola. Circondati dalle sue abili mura, ma non assolutamente disegnate. L'isola non aveva tanto per raccogliere tutto ciò che era stato scartato, e non. Judith Sheldrake, atlante delle isole del Nord. Che ci dà le
tu come me credi nei ponti tra le regioni distanti, come me fuggi sui monti dalle derive dei continenti. Siamo punti di un disegno, di montagne e le montagne formano catene nei fondali e i fondali si uniranno, le catene ci uniranno, le grazie. Questa è una canzone alla quale teniamo particolarmente, soprattutto Stefano Patterson, il batterista, che vorrebbe allungare il finale ogni volta, ma siccome lo spettacolo è abbastanza lungo non gli diamo questa soddisfazione. La soddisfazione invece è stata, l'abbiamo avuta quando durante il lockdown abbiamo coinvolto in una versione che vedrete, trovate anche online, suonata a distanza, quelle cose che vedevate in cui tutti i musicisti suonavano in ciabatte da lontano, noi abbiamo fatto una cosa un pochino più chic, ci siamo vestiti bene quantomeno, e poi abbiamo coinvolto il chitarrista Livio Magnini dei Blue Vertigo, Delta V al completo, che sono una band alla quale noi siamo molto vicini, anche perché Flavio Ferri, uno dei deus ex machina del progetto, è il mio produttore da almeno due dischi, e questo album è stato registrato tra Barcellona e Berlino anche con lui, insomma, quindi ci teniamo particolarmente a questo pezzo perché ci sono uniti tutti in una sorta di partecipazione corale in questa versione, che trovate all'uscita nel merchandising, che forse avrete visto nei dischi, c'è una vinile a tiratura limitatissima, vinile rosso, con quattro brani, dei quali uno inedito, pubblicato in occasione della mia partecipazione alla Biennale di Venezia, in cui c'è questa versione Monster, molto più lunga, insomma, in cui ci sono tutti questi special guest. Ecco. Detto questo, adesso direi di proseguire verso l'Africa. Le migrazioni sono spostamenti per specie viventi e animali, come gli elefanti, compiono in modo regolare, periodico,
lungo rotte ben precise e che coprono distanze anche molto grandi, seguiti da un ritorno alle zone di partenza. Anche gli spostamenti di popolazione umana sono considerati migrazioni, con un'accezione diversa, in quanto non vincolate a un viaggio di ritorno. A titolo di esempio, si considerino le migrazioni dei popoli barbari, come i Longobardi, che si stabilirono in Italia alla fine dell'impero romano d'Occidente. L'Ocholocarpum elatum è una specie originaria del Centro Africa, impossibile da confondere. L'albero infatti produce dei frutti molto voluminosi e pesanti, 2 kg, direttamente sul tronco dell'albero. Sono praticamente indistruttibili, protetti da una corazza che nessun animale, tranne gli elefanti, è in grado di spezzare. Una procedura complessa che nessun animale ha la possibilità o la capacità di portare a termine. Qualora l'elefante si estinguesse, l'onfalocarpo, così come molte altre specie che dipendono dalla sua diffusione, ne seguirebbe il destino. Ogni specie vivente fa parte di una rete di relazioni di cui sappiamo molto poco. Per questo ogni organismo vivente va protetto. La vita è merce rara nell'universo. Stefano Mancuso, L'incredibile viaggio delle piante. Siamo come gli elefanti, africani tutti quanti, neri divenuti gialli, divenuti rossi, divenuti troppo bianchi. Siamo come gli elementi, nella fisica dei quanti, come semi tra le onde, anime migranti, spiriti comunicanti. Attraversiamo le città cinesi nel Sudan e le discariche infinite di Dandora, bambini senza volto, minatori del cobalto, nel soleone che fa sciogliere l'asfalto. Provaci tu vicino all'equatore, tra pochi anni soltanto a respirare, ora che brucia l'Alaska, la Siberia e la savana, nell'antropocene deserto sarà. Ma quando tu vedrai l'Africa appainare, allora capirai che vita è nomade, e sotto quelle stelle siamo nello stesso branco, siamo come gli elefanti, come anime migranti, neri divenuti gialli, divenuti rossi, divenuti troppo stanchi. L'effetto butterfly è una catena di microspostamenti, come la rete di piante distanti, ma comunicanti tra vecchie radici morenti. Ma quando rivedrai l'Africa by night, le stelle dal Madagascar, se ti ricorderai che gli elefanti come noi sono solo di noi.
ce l'hanno, ha un telefono sempre in mano. Navigammo, navighiamo, consumiamo, ci spostiamo. Alla fine ritorneremo sotto un cielo primitivo, dove basti esser vivo per vedere l'Africa by night. Africa by night. Africa. Grazie a tutti. Ci spostiamo adesso dall'Africa all'Oceano Indiano verso l'Oceania per concludere il viaggio. Il mare è la linea di viaggio più breve che vi permette di sorvolare in superficie incredibili, terribili e profondi paesaggi di mare, fosse, catene montuose imperie, crepacci, canyon, vulcani in pianura che compongono gli scoscesi scalinati fondali che uniscono i continenti. Immaginate di percorrere a piedi. Come un boomerang ritornerà. Maori,
permetti di insegnare il bene e il male, e pretendi carte in regola da uno spirito tribale che è rimasto tale perché l'hai tenuto tale quale, e non ha bisogno di lezioni di morale. Ritorna e la vedi negli occhi della gente e non solo nella forma, sulla spinta di un'onda la terra gira e tutto come un boomerang ritornerà. Mori, 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 mori vuol dire normale. I colpi dei tamburi, siamo gli ultimi del mondo che domani si rivolteranno. Il mondo senza diritto, dove tutto gira a rovescio. Senza diritto tutto gira a rovescio. In un mondo senza diritto dove tutto gira a rovescio. In un mondo senza diritto tutto gira a rovescio. In un mondo senza diritto dove tutto gira a rovescio. Maori vuol dire normale. Grazie. Come avrete capito, siamo in Nuova Zelanda, una terra che mi è molto vicina in questo, nonostante la lontananza, in questo periodo, proprio perché, appunto, come avrete sentito un po' dal mio gallerista, quest'anno il progetto è approdato alla Biennale, gli 8 Dix hanno suonato alla Biennale, e proprio nella giornata di gemellaggio con la Nuova Zelanda, in cui ho acceso questo ripetitore assieme al CNR ISMAR di Venezia, dell'Arsenale, insomma, con quale abbiamo fatto questi studi, abbiamo calato questi idrofoni nel bacino di Venezia, e con l'Università di Auckland abbiamo fatto altrettanto per testare quello che è l'inquinamento acustico, uno dei grandi problemi futuri che ci saranno dei mari. L'inquinamento acustico manda in tilt la fauna ittica e fa perdere completamente la bussola per quanto riguarda la riproduzione, le migrazioni, e può a catena portare, sempre perché tutto è collegato, insomma, può portare a una devastazione dal punto di vista biologico molto importante. Abbiamo portato alla Biennale, oltre a un set musicale, la sonorizzazione di questa installazione, che in realtà sono due obelischi luminosi di plexiglass che vibrano a seconda del rumore, appunto, che arriva dai porti del porto che sta agli antipodi. A Venezia si sentiva, l'installazione era illuminata dalla luce che arrivava da Auckland, e ad Auckland, all'Università di Auckland, hanno questo obelisco gemello che vibra a seconda dell'inquinamento acustico di Venezia, che con le grandi navi, che adesso un po' hanno messo da parte, ma con le grandi navi vincono probabilmente, brilla forse di più quella di Auckland. Questa installazione digitale è nient'altro che la visualizzazione di questo iperoggetto dell'inquinamento umano, dei fenomeni umani su vasta scala spazio-temporale, descritti come dei filamenti. È stata un'operazione artistica, ovviamente potevo dare altre forme, però i big data adesso hanno un'importanza molto, molto grande per la nostra società, perché sono cascate di dati che prima non si potevano avere e che danno la percezione del danno reale che stiamo facendo, come se fossimo visualizzandoli, come se mostrassimo la nostra vera natura di piovra tentacolare sull'ambiente. E vi proponiamo tre minuti, poco più, di questa sonorizzazione, sulla quale ci saranno delle improvvisazioni.
E poi eseguiremo il brano Mega Brain, ispirato al Mega Cervello, che è l'inedito che troverete, che non è nell'album Entanglement, che stiamo suonando questa sera, ma che troverete nel vinile rosso dedicato alla Biennale. Questo è il suono che arriva da Auckland, e poi Mega Brain. The world is a mega brain, the distance is removed. The world is a mega brain, the distance is removed. All'origine dei nomi, delle lingue, i cromosomi, c'è una sola pianta che si espande lenta. Sangue misto, siamo stati norvegesi, balinesi, scimmie sopra i rami, e ragioneremo come sciami. Ogni storia nutre la grandissima memoria collettiva dell'istinto che fa muovere lo stormo. Non senti gli spiriti parlanti, le storie d'altri tempi nella testa arrampicanti, che siamo come tanti filamenti di meduse volanti. This world is a mega brain, the distance is removed. This world communicates from the same old roof. L'esodo animale, vegetale, degli uomini per mare, che non sembrano sapere dove andare, sembrano la chioma di una quercia cerebrale, che non sa che la sua forma è di un unico antichissimo animale. Che siamo replicanti, che nello spazio-tempo siamo uno, ma viviamo come tanti filamenti di meduse volanti. The world is a mega brain, the distance is removed. This world communicate from the same old roof. The world is a mega brain, the distance is removed. This world
from the same old room. Laura Marini alla lavagna luminosa, il nostro nuovo innesto. Arriviamo finalmente in Antartide. Questo è un requiem per l'Antartide. Forse noi pensiamo di capire parole come temperature record, acidificazione degli oceani, emissioni in aumento, scioglimento dei ghiacci. Ma se ne capissimo fino in fondo, queste precise parole dovrebbero avere un impatto immediato ed irrevocabile sulle nostre azioni e sulle nostre scelte, perché esprimono eventi più gravi di tutti quelli accaduti nella nostra storia. Si produce storia quando l'umanità fa cose umane. Si produce invece mitologia quando a cambiare sono i fondamenti stessi della natura, quando vengono create o spostate la luna e le stelle. Questa è l'epoca in cui esseri mortali si incontrano per discutere dell'innalzamento globale delle temperature, come se fosse normale, nell'indifferenza generale. Ma Gengis Khan, Ramses II, Cesare, Napoleone non hanno mai pensato di poter aumentare la temperatura del pianeta o poter modificare la chimica dei mari. L'abbassamento del pH degli oceani da 8,1 a 7,7 vi dice qualcosa. Eppure è il più grande cambiamento mai avvenuto nella chimica della Terra negli ultimi 50 milioni di anni, più grande dell'intera evoluzione umana. Possono volerci decenni o secoli per capire parole e concetti nuovi. Se noi ora riuscissimo a rivolgere davvero un'applicazione di quello che stiamo vivendo, dovremmo sapere. Loris Sovernico al piano. E ai synth. Vi salutiamo con l'ultima riflessione e con il brano che dà il titolo a questo album, che prende in prestito il nome dalla fisica quantistica, cioè Entanglement. Quello che ci sta raccontando l'ultima frontiera della fisica è molto interessante, perché ci fa davvero capire che siamo in una sorta di banco olografico nel quale
tutte le informazioni si trasmettono istantaneamente da un punto all'altro. Nell'universo geografico della nuova fisica, così come nel mondo iperconnesso attuale, ogni evento causa un effetto immediato in tutto il sistema mondo. Tutto riguarda tutti, tutto tocca a tutti, da un punto all'altro della sfera. Un danno in un punto si ripercuote subito fino agli antipodi sull'intero sciame organismo umano. L'iperconnessione, gli iperoggetti, mettono in circolo ogni cosa indistintamente, elisire e veleni nell'organismo. E i veleni siete maestri. Cominciate a fabbricare elisire. Lo dico per voi. Io sono un sasso. E comunque vada, ci sarò. Thank you.
Grazie a tutti. Stefano Pettersson alle percussioni, Mauro Boricelli al violino, Nicola Casellato al violino, Sara Mazzoreni alla viola ed Elena Berti al violoncello. Manca Laura, vieni, vieni Laura. Grazie, buona serata a tutti.